Bonjour Paris. Oulala, oulala. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nella vita dei me contro te. Ha inizio un'altra nuova giornata super pazza e super divertente in nostra compagnia. E come potete vedere dal fumo che mi esce dalla bocca, fa veramente molto freddo. Anche oggi con noi ovviamente c'è il nostro cucciolo di cacca e pipì, Ray. Ehi Garciofin, ci sei anche tu, ciao. Non mi stavi presentando. Ma come non ti stavo presentando? Sono io che sono lui, c'è Ray e io. Ti stavo presentando, ho bisogno di un attimo. Sono vestita come un confettino, guarda, non sono molto carina? Sei un vero e proprio macaron francese. Mi sono venuta voglia di macaron, lui. Dobbiamo subito uscire, dobbiamo andare. Assolutamente sì, hai ragione, perché oggi ragazzi si va in giro per Paris e porteremo il nostro Ray a vedere la Torre Eiffel. Avete capito bene? Ma per lui sarà una giornata veramente speciale. Non soltanto perché vedrà Parigi, perché vedrà tutte queste bellezze, ma soprattutto perché abbiamo deciso che gli compreremo tutto quello che comprerà. Ma che no. Dici? Non era così. Gli compreremo tutto quello che toccherà. Esatto. È una pessima idea? Sì, lo faremo veramente? Forse, anche perché dipende cosa tocca Ray. Potrebbe costare veramente tantissimi soldi e quindi dovremmo stare veramente attenti. Sarà una giornata stressantissima. Ce l'avrei. Che idea c'hai? Che idea c'hai, Max? Ma andare in qualche boutique francese. Ma che boutique? Gioielli e borsette. No. Vuitton. Così lui entra, gli faccio toccare la borsa. Così che poi Gno. Perché se anche fosse, la comprerei a Ray e poi la dovrebbe indossare Ray, mica tu. Ma me ne immaginate Ray con una borsa. Quindi il nostro gattino ha già indossato il giubbottino, mettiamo anche il guinzaglio e siamo pronti per uscire. Stavo facendo la pipì nella tenda dell'hotel. Ray, ma che figura! Però adesso che ha toccato la tenda dobbiamo comprarla? No, non possiamo comprare le cose che non sono in vendita. Ovviamente l'unica regola è che possiamo comprare solo quello che è in vendita. Cioè, Sofì, no, ma nel senso che io posso comprare? No, ma non è il gioco che quello che tocchi tu, è quello che tocca Ray. Ok, va bene. Devo capirlo un po' meglio questo gioco, perché per ora la mia voglia sarebbe quella di comprare tutto quello che tocco io. Ma quanto saranno buoni, sembrano degli hot dog di cioccolato. Wow. Ma oggi abbiamo un'altra missione. Tu, Raffaele, stiamo arrivando. La passeggiata è appena iniziata, soltanto che Ray si ferma in ogni angolino per fare la pipì. E questo significherà che per arrivare alla Torre Eiffel ci vorranno più o meno 6-7 anni. Non lo so. Sofia, approfitta di questo momento. Corri. Dai, Ray, non ti fermare sempre. Siamo arrivati, guardate un po'. La Torre Eiffel. Solo che ragazzi ne hanno preso un pezzo, perché manca la punta. Non si vede la punta, guardate che strano. Ecco perché dal nostro hotel non si vedeva la punta, perché la nebbia praticamente ha cancellato la parte più alta. Ray, ma quanto sei piccolo in confronto alla Torre Eiffel. Quella è veramente gigante. Anche a Parigi, fantastico. E per fortuna, per arrivare fin qui non è entrato in nessun negozio. Soltanto che adesso dovremmo trovare qualche negozio, perché avremmo bisogno di un paio di guanti e due capellini. Mi si sta letteralmente congelando la testa. Anche a me, ragazzi. Anzi, tu hai i capelli lunghi. Non cambia niente, te lo assicuro. Su, dai, Ray, dobbiamo andare in un negozio. Dobbiamo scegliere il negozio più bello che c'è per poter comprare le cose. Lui ha toccato. No, non ha toccato. Ha toccato. Io l'ho visto, ha toccato quella argentata. Ok, allora dovremmo comprare. Merci, vai. Adesso io vorrei sapere, Ray, cosa ci deve fare con una Torre Eiffel, Sofì. Di sicuro è carinissima, io la metterei come soprammobile. Sì, della sua cuccia. Non proprio. Ok ragazzi, mi sa tanto che questo qui è il posto giusto dove comprare guanti e cappello, perché ne hanno tantissimi. Devo dire che il problema non si pone perché non arrivo da nessuna parte. Guarda è troppo
piccolo. Allora Sofì, per te ci vorrebbe questo cappellino qui, che avevo già uguale, però l'ho dimenticato a Milano, e questi guanti qui. Ok, ottimo. Cappellino messo, e ora stiamo andando a comprare anche un qualcosina per Ray. Poi andremo in un negozio dove vendono cose per cagnolini. Noi dobbiamo soltanto comprare il collarino e speriamo tanto che Ray non tocchi nient'altro. Già, perché per lui potrebbe essere il paese dei balocchi, dove poter toccare e comprare tutto. Questo è il negozio e sicuramente qui troveremo qualcosa che piacerà da morire a Ray. Sono qui. Dove sei? Non mi vedevi? Ti vedevo, certo che ti vedevo. Già dalla vetrina si possono vedere tantissimi oggetti strani, curiosi, colorati, che Ray adorerà. Guardate! Beh, Ray sta già amando la vetrina. Guardate, non vuole staccarsi. Dobbiamo entrare. Andiamo dentro, dentro. Dai, Ray, vieni. Eccoci, siamo dentro. Ray è dentro il negozio d'animali. Potrebbe essere veramente pericoloso. No, 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 no. Che stai facendo? No, 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 no. Ray, non toccare, non toccare, non toccare queste cucce che sono giganti. Ma questo è per i gatti, non puoi mica toccarlo e comprarlo. Vieni qua, vieni qua, vieni via da lì. Questi giocattoli sono troppo grandi per te. Ok, non tocca nulla, non sta toccando niente. Non tocca niente. No, 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 ha scelto questo. Ma cos'è? Ha scelto del mangime per gatti. Ma come mangiare per gatti? No, aspetta, non è mangime, è quello che si mette nella lettiera. Guardate, c'è questo gatto gigante. Magari ha visto l'immagine del gatto e l'ha scelto per questo. Però non ha ancora scelto il suo collarino, Ray. Facciamo un altro giro, cosa vuoi prendere? Ma cosa odori? Andiamo via dalla zona delle lettiere, sinceramente, perché non possiamo comprare tutte le lettiere del negozio. Odora qui, magari scegli un collarino, qualcosa, un giochino, dove magari il gioco. Guarda quanti giochi ci sono, ce ne sono un miliardo. A me piace moltissimo questo, a forma di chiave. Aspetta, sta scegliendo qualcosa. Sta scegliendo. Io ho già scelto. Secondo me invece ci vuole questa. Sarà comodissima, guardate che carina, come un vero supereroe. Ok, scegliamola. Sembrerà Superman. Secondo voi andrà bene per lui? Quello rosso è troppo stretto, quindi dobbiamo vedere se va bene questo qui arancione. Anche se il colore non mi fa impazzire, devo dire. È rimasta la forma del giubbottino. Aspetta, dai, aspetta, aspetta, aspetta. Dobbiamo provare questo guinzaglio qui. È troppo piccolo! Ok, sì, piccolissimo. Beh, perché in realtà voi non lo sapete, ma Ray, anche se è molto basso e piccolo, ha un bel panciotto. È ricominciato il giro, quindi vediamo cosa odora e cosa prende. No, 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 lontano da questi sacchi perché pesano un sacco e non li voglio mica portare in hotel. Sta odorando, sta odorando. Ma Ray, non c'è niente lì, che stai odorando? No, 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 ma cos'è questa cosa che hai odorato? Ha preso questo. Ma che cos'è? È un gioco per gatti. Ray, in realtà si scopre che non si sente un cane, ma si sente un gatto. Sta prendendo tutte le cose dei gatti, guardate. È tipo una scatola che serve per farsi le unghie. Ma Ray non ha mica le unghie. Però somiglia un po' a un gattino, è un mix tra una foca e un gatto. Quindi adesso si spiega tutto. Oh no, è tornato di qua, cosa sta cercando? Una nuova cuccia, ma già hai due cucce, te ne abbiamo portata una da Milano. Questo gioco qui, secondo te gli può piacere qualcosa che suona? No, è completamente disinteressato. Non gliene importa un fico secco di un gioco nuovo. Ho visto questa cosa che fa troppo ridere. Guarda cosa? Qui. No! Ci sono delle scarpe a gioco per cani. Effettivamente i cani rubano sempre le scarpe. E quindi qui potrebbero avere il gioco scarpa. Proviamo, vediamo se gli piace. Che te ne pare? Come Ray ti piace? La scegliamo? No, no, se n'è andato. Snobbata. Bene, bene, Ray ha controllato tutto, quindi direi che è il momento, Sofì, di andare via. Alla cassa, lui, dobbiamo andare alla cassa. Ma io sinceramente non c'ho voglia di comprare una lettiera per gatti. Ma chi è che c'ha i gatti? Abbiamo fatto shopping, abbiamo speso un sacco di soldi per colpa di Ray. Ma dai, lui poteva andare molto molto peggio. Devo dire che è stato molto bravo, ha scelto proprio due cose ed è stato anche molto bravo a scegliere. Per fortuna sì. Non ha comprato giochi, giochini oppure biscottini. Ma quelli lì stavi per comprare tu veramente. Ma dai, se ne erano sacco. Sembravano buonissimi. Ma comunque ragazzi, speriamo che oggi siete riusciti a strapparvi un sorriso. E noi ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Ciao, ciao. Ray, non toccare quell'armadio perché sinceramente non lo voglio comprare. Ehi, ma cosa ci fa un armadio in mezzo alla strada?